Domenica favorevole per il Gera, la squadra biancazzurra torna alla vittoria e lo fa nel derby con l'Atletico Campofranco. 1-0 il risultato finale grazie al gol realizzato al 45esimo del primo tempo dall'attaccante Mincica. Una vittoria sudata, per questo ancora più bella. Il successo mancava da troppo tempo in campionato ed averlo ottenuto nel derby fa ancora più effetto. Certo, sì, l'importante era portare 3 punti a casa. L'abbiamo fatto secondo me giocando anche un buon calcio per 90 minuti e durante i minuti di recupero abbiamo un po' sofferto, ma credo che nell'arco della partita ci possa stare che l'avversario possa fare qualche azione per cercare di pareggiare. In classifica adesso il Gela si trova al terzo posto con 20 punti all'attivo, a 2 sole lunghezze dal secondo occupato dalla San Cataldese e a -3 dalla capolista Dattilo Noir. E domenica si ritorna al Presti. I biancazzurri affronteranno la Pro Favara, ultima in graduatoria. Ieri la Pro Favara ha battuto il Mazzara, una delle squadre più accreditate per la vittoria finale. Credo che non dobbiamo sottovalutare l'avversario, può essere che si sia rimbocciata, non so, perché fare un risultato del genere non è cosa da poco. Noi dobbiamo cercare di essere concentrati tutta la partita e cercare di portare a casa questi 3 punti. Nel campionato di promozione funziona e come la cura del nuovo tecnico Mirko Vaugiana al Macchitella. I biancorossi hanno conquistato il secondo successo di fila battendo a domicilio il Marina di Ragusa. 3-1 il risultato finale grazie ai gol realizzati da Caruso, autore di una doppietta, e da Tuvè. I gelesi si sono allontanati dalla zona calda della classifica. Sabato prossimo al Presti scontro con la New Team, squadra che ha gli stessi punti 10 del team presieduto da Francesco Greco. Ieri ha riposato la 13 Gogela, prossima sfida per i ragazzi allenati da Peppe Misiti a Ragusa.